Buona serata, cari amici, e ben ritrovati. Allora, innanzitutto ormai avete visto che insomma, è passato un bel po' di tempo dall'ultima pubblicazione video sul mio canale, di conseguenza anche diffusione sul mio profilo e paginetta Facebook. Veramente diversi impegni mi hanno impedito di fare una clip. Oggi parleremo di WWE per quanto riguarda l'imminente draft che si è concluso nella nottata dopo la puntata di Raw e poi l'imminente Premier Season, prime stagioni, prima di SmackDown, poi di Raw, poi di Raw. E avremo King of the Ring e l'iniziazione del torneo tutto al femminile Queen's Crown Tournament. Una sorta di Queen of the Ring, ma volevo fare un piccolo preambolo come siccome chi è un canale YouTube quando ci sono commenti a video riceve le notifiche su email, volevo semplicemente dire che ci mancherebbe, ognuno può avere la propria opinione. Però sempre limitandosi nel tipo di risposta che si dà e nel linguaggio. Quindi chi voglia capire, capisca, è un riferimento generale. Di certo non mi ritengo chissà chi, né il più intelligente né il più scemo. Va bene. Detto questo, andiamo al sodo, andiamo alla crema se vogliamo dire. Quindi, ve l'ho detto, è conclusa la nottata tra ieri e oggi italiana con il secondo round del draft 2021, che però sarà, diciamo, aperto ufficialmente come allestimento delle varie storie dopo Crown Jewel, o Crown Jewel, come vogliamo dirlo. Il ritorno delle vendite in Arabia Saudita dopo ovviamente la forzatura necessaria dell'anno scorso causa pandemia Covid-19. E adesso quindi andrò a fare un elenco di quelli che sono i roster attuali, quindi con i risultati del draft di Raw e di SmackDown. Allora, a Raw, AJ Styles, che è una riconferma. Akira Tozawa, anche lui, Angelo Dawkins, che è uno dei due membri degli Street Profits, e lui e l'altro compare, quindi sono passati dallo show blu allo show rosso, come per esempio anche Apollo Crews, Austin Theory, lui diretto da NXT. Big E, attuale campione WWE dopo che aveva battuto poche settimane fa Bobby Lashley in una puntata di Raw, Bobby Lashley, Cedric Alexander, Chad Gable, anche lui proveniente da SmackDown, Commander Aziz, che è il guardiaspalla di Apollo Crew, Damian Priest, campione degli Stati Uniti, lui era già a Raw e rimane a Raw, Dolph Ziggler, lui era SmackDown e va, anzi torna a Raw, Dominic Mysterio, era SmackDown con Rey e lui e Rey vanno a Raw, Rey Mysterio che si dice attualmente infortunato, Drew Maverick, questo lui un po' viaggiante tra 205 Live ed NXT, Edge, Hall of Famer, sappiamo part-time, in stretta rivalità adesso con Seth Rollins. Elias Finn Balor, che è da NXT, ritorna NXT, era passato da SmackDown, poi da SmackDown a Raw. Gable Stevenson, questo atleta incredibile che ha vinto la medaglia d'oro a Tokyo 2020, che però si chiamano così, ma Olimpiadi svolte quest'anno, sappiamo perché il 2020 anno molto molto triste. Gran Metalik, almeno così vedo scritto. Jackson Ryker, lui credo forse era SmackDown se non mi ricordo male. John Morrison, lui
se non mi sbaglio, era già Raw. Karrion Kross, che era NXT, campione di NXT dopo che l'anno scorso, un anno e mezzo fa, lo aveva perso a causa di infortunio il titolo di NXT. Kate Barkett Lee, che sarebbe Kate Lee. Lui era Raw e rimane a Raw. Kevin Owens, proveniente da SmackDown. Lince Dorado, forse lui era SmackDown. The Miz, al momento fuori dalle scene perché sta partecipando, ballando con le stelle americano. Montez Ford, l'altro compagno degli Street Profits. MVP. Era a Roma, rimane a Roma e si è operato al ginocchio, credo, rimarrà fermo ancora per un bel po'. Amos era a Roma e rimane a Roma. Otis era SmackDown e va a Roma. Randy Orton, campione di coppe di Raw insieme a Matt Riddle, che entrambi sono stati riconfermati. Reggie, campione 24/7. Robert Roode, tag team partner di Dolph Ziggler, anche lui da SmackDown. R-Truth, Seth Rollins, grande riacquisto di Raw proveniente da SmackDown. Shane Thorne, Shelton Benjamin, T-Bar, che però è stato diviso da Mace, che invece è andato da SmackDown. Titus O'Neil, che però sappiamo è ambasciatore globale Hall of Famer della federazione, è vero. Come donne, sappiamo tutti che è rientrata la famosa Becky Two Belts, Becky Lynch, che al momento è campionessa di SmackDown, ma vedremo come saranno gestite le cose. Sicuramente sarà campionessa di Raw e sappiamo inoltre che la moglie di Seth Rollins è da un paio di mesi, forse 4 o 5, hanno anche la primogenita. Alexa Bliss rimane a Raw. Asuka, inattiva, infortunata. Bianca Belair da SmackDown a Raw. Carmella, prima volta a Raw, sempre stata SmackDown e barra NXT. Dana Brooke, lei anche se sempre viaggiante tra Raw e SmackDown. Doudrop, che in realtà lei è un'atleta di NXT UK, promossa quasi potremmo dire dal nulla. Eva Marie, Lacey Evans, inattiva maternità. Attende, non mi ricordo se è maschietto o femminuccia al bambino o la bambina. Liv Morgan, Mia Yim, proveniente da NXT, anche se faceva parte della Retribution, della stable che poi è andata sfumando. Nia Jax, Nikki Ash, campionessa di coppia insieme a Rhea Ripley. Tamina, lei credo forse era SmackDown. Tegan Nox da NXT e Zelina Vega che era SmackDown. E ora veniamo invece a SmackDown dove abbiamo per esempio Angle Garza proveniente da Raw, Adonis da NXT, Cesaro che ritorna in quel di Raw, Drew Gulak in corsa 24/7, Drew McIntyre grande acquisto dello show del venerdì sera, Eric The Viking Raiders, Happy Corbin, Umberto Carrillo, anche lui proveniente da Raw, Isaiah Swerve Scott, campione nordamericano di NXT, che però cioè, in un modo dovrà perdere comunque il titolo per essere personaggio neutrale senza alcuna cintura, perché chi sta SmackDown a Raw non può avere una cintura di NXT. Ivar, altro compagno dei Viking Raiders, Jeff Hardy, ritorno dove ha fatto tanta fortuna a SmackDown, Jay e Jimmy Uso, campioni tag team, Jinder Mahal, lui era a Raw, King Nakamura, campione intercontinentale, Kofi Kingston, lui era a Raw, Mace, abbiamo detto uno dei due membri di quella che era ricca formazione della Retribution.
Madcap Moss, che è chitarrista, diciamo, accompagnatore di Kind Nakamura, Mansoor, Mustafa Ali da Raw, Rick Boggs, Ricochet da Raw, Ridge Holland, lui promozione fresca fresca da NXT, Roman Reigns campione universale, Sami Zayn, Shanghi, Sheamus da Raw, infortunato attualmente, Top Dolla e Xavier Woods. Quindi vediamo come qualche tag team è stato diviso, come anche per esempio il New Day, e quindi però sappiamo tutti, il New Day in un modo o nell'altro prima o poi si ricompone. E tra le wrestler donne abbiamo Aliyah, proveniente da NXT, B-Fab della Hit Row di NXT, Bayley, anche se al momento è inattiva per infortunio, Charlotte Flair, che ha la cintura di Roma, vedremo, come ho detto già per Becky Lynch, come saranno gestite le cose, Naomi, credo che era a Raw, Natalia, anche lei a Raw, Sasha Banks, Shayna Baszler era a Raw, Shotzi, promossa già un po' di tempo fa da NXT a SmackDown, rimane a SmackDown, Sonya Deville, anche se fa Authority di Raw e SmackDown, quindi al momento non sta lottando, Toni Storm proveniente da NXT e Xia Li proveniente da NXT, con SmackDown che ha ovviamente la figura manageriale di Paul Heyman, assistente di Roman Reigns, anche se adesso che andiamo a parlare un po' brevemente di quella che è la card attuale di Crown Jewel, che è arrivata credo alla terza edizione di questa manifestazione, che sarà a Riyadh, Arabia Saudita, giovedì 21 ottobre 2021. I match sono, ed eccoci qua, Roman Reigns con Paul Heyman contro colui che era, diciamo, non mi piace definirlo ex cliente di Paul Heyman, però Brock Lesnar. E quindi insomma, possiamo giocarci qualsiasi tipo di pronostico, anche se è molto molto complicato. Nonostante la federazione stia puntando ormai da un anno a questa parte a Roman Reigns. Becky Lynch contro Bianca Belair contro Sasha Banks, match a 3 per il titolo di SmackDown, gli Archie Bro, Orton e Riddle contro Styles e Omos per i titoli di coppia di Raw, Big E contro Drew McIntyre, questa grande sfida per il titolo WWE, e chiude al momento la card Bill Goldberg contro Bobby Lashley in un no odds barred match, dove sappiamo vale di tutto e di più. Quindi per questo videoclip è tutto, noi ci vediamo alle prossime occasioni, quindi quello che ho detto all'inizio, ripeto, è un avvertimento che vale anche per me, anche se io devo dire la verità, non commento quasi mai quando vedo un video, cioè mi faccio una mia opinione, ma infatti ecco perché io poi sono anche dell'idea che, diciamo, i canali social possono aiutare, però i famosi stupidi da tastiera ci sono sempre, quindi che dire, bisogna farsi una ragione, ce ne sono sempre di migliore alla fine, a parte la stupidità che quella purtroppo non finirà mai. Va bene, io vi ringrazio, vi saluto, ciao!